Dio! Oh mio Dio, sono anche qua! Che puzza il pelo! Però, guardate che cappello oggi per celebrare l'uscita del capitolo 2. Finalmente, quanto è passato? Via sto cappello! Mettiamo quello serio da gamer super pro e cuffie pazze. Adesso ci siamo. Ok, siete pronti? Finalmente è passato un bel po', ma ce l'hanno dato. Capitolo 2 di Poppy Playtime. Iniziamo subito. Non vogliamo ovviamente skippare il filmato, vogliamo vedere. Ci dobbiamo anche un po' ricordare di quello che è successo l'ultima volta, perché è passato un po' di tempo, eh. C'è un filmato strano, non so. Non sento niente per il momento. Mi pare di vedere dei pezzi di fabbrica. Ah, giustamente, questo è il commercial di Mommy Long Legs. Inquietante. Mio Dio, giustamente, perché lei è il nuovo giocattolo. E si allunga, capito? Uno di quelli. E noi questa volta credo proprio che avremo a che fare con lei. Basta, abbiamo capito. Non voglio spoilerarmi troppo col filmato iniziale. Mommy Long Legs con le sue mani lunghe, d'accordo. E iniziamo il gioco proprio dove l'avevamo interrotto l'altra volta. Nella casa di Poppy Playtime, giustamente. E dobbiamo tornare indietro? Ah, ok, ok, questo è inaspettato, d'accordo. Mi ricordo che c'erano delle vie che non avevamo potuto aprire, per esempio anche qui dietro. Non si vede molto, è abbastanza buio però. Questo non ci voleva. E qui non possiamo tornare indietro perché è bloccato, ma c'è questa porta. E c'è una nuova ala della fabbrica qui dentro, ok. Spero di non essermi perso informazioni importanti in quel filmato iniziale, ma ero troppo ansioso di iniziare a giocare. Ma non credo, solitamente... Cos'è stato? Perché splashano le luci? Aghiwaghissimo. Ti sono mancatissimo. Tu mi sei mancatissimo un pochino. Sei brutto, è vero, però... Però non ti offendere, perché non ne vale la pena. In fondo sono solo un povero Lionio io. Che cosa c'è qui? Un giocattolo morto? Sì. Porca miseria. Più inquietante, Ho letto che questo secondo capitolo dovrebbe essere 3 volte la durata del primo. Quindi credo che ci avremo un bel po' da andare avanti e non voglio rusharlo. Voglio giocarlo con calma, andare avanti bene, esplorare tutto. Qua c'è una porta di un certo Elliot Ludwig, che se non ricordo male qua potrei dire la cavolata, Però mi pare potrebbe essere il creatore della fabbrica, il padrone magari. Ed effettivamente sembra che sia una cosa importante, Chi è che ha parlato? Qualcuno ha detto keep going, continua ad andare avanti. Poppy, sei tu? Oppla! Ah, bisogna dondolare adesso. Sono bravo, io sono il mastro dondolone. Mi chiamavano, ok? Va bene. Premi qui. Un altro aghiwaghi. Questa volta con lo zainetto sulle spalle. Oh, io mi auguro che tutti voi mi seguivate quando facevamo il primo capitolo, sì. Cioè, naturalmente, no? Però nel caso non, andatevi a recuperare i video del primo capitolo e sappiate che questa è un'avventura un po' paurosella. Ma hashtag tutti insieme nei commenti, possiamo affrontarla. Sono sicuro. Dice qualcuno ha bisogno di una mano? Boh, in realtà no, perché ce le ho le mani. Non è che devo spostare i barili per aprire quella porta? Forse, forse che forse? Niente può sfuggire all'occhio attento all'ionico pazzo. Però ho un po' paura, perché sento che ci sono delle presenze intorno a me, troppe voci. Questa è una chiave particolare. Riconoscete il motivo del fiore, che era la fine del gioco prima? Infatti... Possiamo guardarla anche meglio. Sì, è proprio un fiore. La chiave del fiore di Poppy. Qua? Qualcosa? No. Magari adesso, perché tornare indietro non credo doverlo fare. Anche se sì! Alla porta di Ludovico! Sì, Ludovico. Arrivo io adesso e ti esploro casa. Ti entro dentro come un ladro nella notte, Ludovico. Vedo un grosso fiorellone selvatico lì, che cos'è? Che bella stanza. I disegni! Ve li ricordate che noi ci eravamo infilati sotto la mappa per vedere bene questi disegni? E avevamo visto che ci si vedevano... È saltato qualcosa. Che si intravedevano delle facce. E credo che potessero essere questi? Non lo so però, Cioè, sono strani, ci sono delle cose particolari sopra, ma non mi pare di riconoscerli. E tu chi sei? Una statuetta. Una statuetta che però non posso vedere. Credo, perché non mi ha...
Non posso vedere la statuetta. Beh, era strana come statuetta, bella grande. E poi, questo me lo ricordo, è un pezzo del giocattolo, quello che abbiamo preso dalla fabbrica, vi ricordate? Molto brutto, non mi piace. E poi, un'altra cassetta. E un messaggio, però il messaggio è scritto un po' piccolo. C'è scritto esperimento 814. E poi, non lo so, questo esperimento, analisi, credo che non ci riuscirò mai. Cioè, qua qualcuno di voi dovrebbe fare una foto e taggarmi su Instagram con quello che c'è scritto, perché è impossibile da vedere, è troppo piccolo. Sono anche dei libri, degli oggetti, niente di particolare. Forse dobbiamo inserire la cassetta per forza. Proviamo, anche perché... Ah, però... C'era un altro passaggio, A parte questo... qui parlano. Sicuramente è interessante, però è difficile parlare in italiano e ascoltare in inglese. Mi pare di capire che stanno parlando dei loro esperimenti sui giocattoli, comunque. Sì, ho capito. Si volevano rinnovare, hanno fatto un casino, va bene, è ovvio, l'abbiamo capito. Andiamo avanti, va, che qua c'è tanto da vedere. E non troppo tempo, perché in fondo è vero che voglio prendermi la calma, ma vorrei anche vedere che cosa succede, ovviamente vi farò vedere video di Poppy Playtime finché non finiremo il capitolo, ce ne saranno spesso, non so se... Oh, sorry, I didn't mean to scare you. Poppy Playtime! Trying to get the power back on. Sta dicendo che non ci voleva spaventare, ma voleva accendere l'elettricità. È buona lei, ma io ve lo... Non lo so se è buona, cioè, mi ricordo che ci aveva fatto paura, è un po' strana. Però, vabbè, magari è buona davvero. Allora, dobbiamo aiutarla ad accendere l'elettricità. Così, credo. Questo me lo ricordo, qua ero il mastro io. Credo. Allora, così. E poi di qua. Ma che bravo. Mi dici qualcosa? Sì? Dice: ti ringrazio per avermi liberato. Grazie. Ok. Vorrei ripagarti. C'è una stazione del treno vicino. E di lì ce ne possiamo andare. Quindi lei vuole scappare ed è convinta che noi la stiamo aiutando. Ok, dobbiamo salire. Come? Ah, devo salire là sopra? Così? Ma è difficile qui. Aspettami, zia. Che arriva. Così? Ci sto? Credo che sto andando nella direzione giusta, perché lei era a fianco a me adesso. Che buio, però. Non si vede una mazza. È più inquietante del primo. Anche se ancora non si è visto Aggie. E io mi domando, secondo voi... Ti vedo. Secondo voi ci saranno anche le altre versioni di Aggie? Tipo quello demoniaco, là, quello nero. Oppure quello rosso, diavoletto. Perché in teoria non dovrebbero, non erano ufficiali, però sai mai. Allora, lei è andata da là e mi ha parlato, quindi in teoria sono nella strada giusta. E infatti adesso posso aprire anche qui. Ok. Perfetto, Poppy. Aspettami che ti aiuto io, ti salvo io, my friend. Non ti preoccupare. Ok, qua è più difficile però, Ci proviamo. Che buio. No. Difficile. E che cos'è questo suono in lontananza che sento tipo un'arpa, eh? Io ancora non ho visto Aggie, l'amico mio, mi sto iniziando a preoccupare che quello può uscire fuori all'improvviso, io lo so. Poppy, sei qui? No, però viene un altro di questi rotti, guarda. Ma questi, ma che so questi? Il giocattolo odiato da tutti gli altri giocattoli che muore sempre rotto. Ah, eccola, lei è qui. Lei ci ha parlato di una train station, però... Oddio. Io vedo altre cose, research, production... No! Lo sapevo! Quella era Mommy Long Legs! Con le sue lunghe legs, la chiappata nel buco, la tira... Quindi Poppy è buona davvero! A meno che non ci voglia fregare, ma non credo, mi sembra buona davvero! Maledizione, stupida Mommy Long Legs! E io adesso che... Sono caduto anch'io! Penso di aver fatto la cosa giusta, Credo. Sento rumori di vento e buio, non vedo niente. Un tunnel di luce, pazzo! Game Station è la stazione del treno.
Mi sto cagando addosso? Sì. Lo sto cercando di mascherare? Malissimo. Qua si può passare? No. Ci sono talmente tanti segreti, ragazzi, che ovviamente prima dovremmo finire il gioco, ma io ve lo dico già, se poi vi piace io esplorerei un po' passando attraverso i muri lì, no? Come sappiamo fare noi, lo sapete che secondo me ci vuole, eh. Allora, questa mi sembra... allora, non devo toccare questo. Non devo toccare questo, devo passare così, con attenzione. Non è vero. E che devo fa? Devo toccare questo allora? Non devo toccare neanche questo, non ho capito. Non ho capito, questa è difficile. Allora, forse devo toccarli in ordine. Magari devo toccare prima questo. Neanche. Mastermind la Ionico forse ha capito. Guarda un po', ho fatto un intreccio strano. Mo ti frego. Però io adesso come faccio a far passare l'altra manina? Così? Era difficilissimo questo. Difficilissimo. Erca porchetta. Di questo passo la vedo grigia, eh. Va bene, ma noi non ci preoccupiamo, che riusciremo ad andare avanti lo stesso. Che si è aperto qua? Finalmente devo vedere il mio amico Aghi. Dai, che è passato un bel po'. Cos'è stato? Ho visto... ho avuto un'impressione di presenze intorno a me, eh. State attenti perché potrebbe esserci la surprises da qualche parte. Tipo qua? No? No, l'altra mano, scusa. Mi ha preso la mano! Cosa ha fatto? Me l'ha strappata! Oh! No! Dietro! Lasciala stare! Lascia stare la mia amica Poppis! Mammi? Non sei mammi, sei brutta e cattiva! Toh, disgraziata! Cosa devo fare? Cosa devo fare? Cosa devo fare? È brutta, è brutta! Nella penombra, è brutta! Ma l'ha ammazzata! Guarda che è diventata diversa anche lei, eh! Capire quello che dice qua è una bella impresa, ma mi sta sicuramente minacciando, però! Dice, vuole fare un gioco con noi, è tipo l'enigmista, capito? E ti divertirai tantissimo, dice. Tu fai le tue cose, fai la tua parte e mammy farà la sua, farà partire le cose. Mica brutta che sei! Ah, se ti comporti male, mamma ti strapperà l'interiore, mio Dio, mamma! Cioè... Ma che inquietudine. E poi strappa di brutto, avete visto con la mano? Me ne ha tirato via di tutto. Però vedi, ci ha aperto la porta perché lei vuole giocare con noi. Maggie ci sarà. Ma non è che poco poco. Non è che è qui. Mio Dio, pensavo che fosse Aghiwaghi un bruco. Che cacchio sei tu? Ma sei il bruco treno? Ma che schifo. Però potrebbe essere, guarda, qui c'è una foto di famiglia praticamente, ce li hanno messi tutti, guarda. Questo è il bruco treno, e Aghiwaghi, mammi, e Poppy era come se fosse la loro figlia quasi, Quella lì è Kissy Missy, naturalmente la conosciamo, il giocattolo che spaccano sempre, quello non so chi sia, la scimmia pazza, e il dinosauro Pauro, maledetto dinosauro Pauro, il più sensuale di tutti, incredibile. Ok, andiamo avanti. No, è bruttissimo, buissimo qui. Cosa ci andiamo a fare? Ok, meglio. Siamo alla train station, game station. Anche meno, eh. Allora, io non vorrei premere il pulsantone, perché ho l'impressione che lei ne arriva. La vedo arrabbiata. Però, proviamo. Che è stato? Cos'è stato? Che è il treno? Sentito un rumorello io, eh. Non mi è piaciuto. Vabbè, io vado con coraggio, eh. Mi pare di vedere qualcuno lì. Sarà mica... Kissy Missy! Dovrebbe essere lei, però... Strano che premendo il bottone non è mica successo niente, eh. Sì, è lei, Kissy Missy capotreno! Dice... Mi pare che dica... Forse di salire a bordo. Però è difficile capire, eh. Ci sono tre leve... Lì c'è una mano verde. So che noi... Ecco perché ce l'ha strappata quell'altra. Perché noi oggi sbloccheremo una mano verde che può trasferire l'elettricità. Ed è molto buona, credo. E credo che ci serva qua. Vediamo se... Ok.
questo era giusto. Benvenuto alla Game Station. Non so se sta parlando Mammy. Divertiti coi giochi divertenti che ci sono qui. Dimostra quanto sei intelligente, forte, intelligentissimo. Giocheremo a Musical Memory. Dobbiamo ricordarci le canzoni, mi sa. Maledetta Mommy che vuole giocare con noi. Non mi paiono canzoni queste, eh. Che è stato? Oi? Cosa è successo? Ah, devo andare lì, il Musical Memory. Ragazzi, date retta a me. Prima o poi Aggy Wuggy deve uscirne fuori. O è morto. Questo qua è il coniglio pazzo. Maledetto coniglio pazzo. È tutto chiuso, ovviamente. Anche qui. Però possiamo passare da di lato. La vedo grigia. Secondo me sta per arrivare qualcuno, eh. Non può essere così tranquillo. Mi manca il primo jumpscare, capito? Lo presento. Ma dove cacchio stiamo andando? Ma tu... Non dovevamo fare il Musical Memory? È questo? No, questo è la molding room. Molding vuol dire tipo ammuffire, eh? Non mi piace, perché dovrebbe ammuffire qualcosa? Per invecchiare i giocattoli? O per... No, molding vuol dire un'altra cosa. Molding vuol dire tipo stampare, mi sa. Tipo dare la forma, capito? Sì, sì, mi ricordo, tipo... Infatti c'è questo macchinario che deve macinare probabilmente le plastiche. E questo invece che stampa. Madonna mia. È sempre qui tante poi, eh. E qua serve la mano verde. Che noi non abbiamo. Però forse possiamo... Ma noi non dovevamo fare il Musical Memory. Ma io mi ricordavo... Mi ricordavo il Musical Memory. Allora, premiamo i pulsanti. E vedi? Scendono le palline di plastica, di resina, no? Per fare il giocattolo. E credo che poi noi... mi sono strozzato. Penso che poi dobbiamo sciogliere le palline. Si stanno sciogliendo da sole, vedi? E questa adesso noi potremmo creare un giocattolo. Non so mica se voglio, eh. Perché mica che creiamo Mammy e si arrabbia poi. Quella è potente, eh. Secondo passaggio... ma no, perché il tubo è rotto. Possiamo aggiustarlo? Penso di sì. Ok, perfetto. Perfetto. Cavolo, è complicato, eh. Devo dire, l'attesa per averlo questo secondo capitolo è stata lunga. Però per il momento non delude, eh. Mi piace. Sembra molto diverso, molto innovativo. Ok, adesso la seconda macchina. Sta schifezza con i denti lunghissimi. Credo che stia facendo delle... Ah, ci stiamo stampando la mano verde, mi sa. Mi sa di sì, eh. Ok, e ora... Dovremmo fare qualcos'altro, forse colorarla? Magari dipingerla, no? Ho fatto? Sì, ora ho fatto. Infatti, dipingiamo la mano verde. Sta andando. No paint. A parte che ho sentito... Cos'è stato? Perché ho sentito sbattere, eh? Ho sentito sbattere di brutto. Non mi piace. E continuo a sentire sbattere. E non c'è inchiostro nella macchina. Quindi noi dobbiamo andare a cercare l'inchiostro. Però io ho sentito rumori. Ho sentito rumori brutti. Ho sentito rumori di qualcuno che voleva entrare, mi sa. E non mi piace. Vabbè, facciamo finta di niente. Ok. Allora, inchiostro. Inchiostro una mazza. E io come faccio? Allora, non... Ah, questo è l'inchiostro? Che è un po' buio e si vede a fatica. Però dovrebbe essere questo. Vediamo. No paint. Ora il paint ce l'hai. Credo. A meno che non ne vada messa più di una, ma non credo. No, infatti è giusto. A noi ne basta una di mano, no? Cioè, naturalmente, no? Uno siamo. Ok? Sì, sì, spruzza tutto. A me una me ne serviva, però. La posso prendere? Devo arrivare alla fine del percorso. Ok, prossimo pulsante. Ok, questo dovrebbe far girare i rulli per far arrivare le mani. E io adesso dovrei poter prendermene una. E infatti, mano verde. Ora, con la mano verde, vedete, posso raccogliere, ed è anche fighissimo da vedere, un po' di elettricità. E poi posso portarmela da un'altra parte. Tipo qui. Esattamente. E così portare l'elettrico
dove non poteva arrivare senza, tipo wireless praticamente. E infatti ora credo che stiamo arrivando dentro la stanza del memory game. E forse il coniglio, questo coniglio pazzo è. I know when your birthday is. Inquietante, so quando è il tuo compleanno. È pazzo. Ok, perfetto. Sì, siamo oltre la serra cinesca del memory game, effettivamente. Va bene. D'accordo. Facciamo il memory game allora. Ok. Peculiare, peculiare. Playtime. Ok, credo che dobbiamo ricordarci forse delle pose da fare, dei balli. Cerco di capire, eh. È un test. È un test forse per i dipendenti o per i giocattoli che creavano, magari, non lo so. Ok. Ok, ma sono colori, dobbiamo ricreare la sequenza di colori, non, non musica. Forse ci sarà una musica insieme. Allora, il coniglio è infame, schifoso e lurido. Perché se sbagliamo, non facciamo in fretta, scende e ci schiaccia, mi sa. Vedi, ci schiaccia il cervello, guarda che schifo. Sì. E infatti è lì, lo vedi. È infame Bastiano. Ok. Ok, questa la vedo. Potrebbe essere ardua, eh. Però, dai, ok, abbiamo capito. Abbiamo capito. Dobbiamo ricordarci le sequenze dei colori, altrimenti il coniglio scende e ci schiaccia. Va bene, dai, ok. Non ho paura di te, coniglio barduzzo. Sì, sì, sì. Mamma, è lì che gioca con noi, quella pazza dell'enigmista, che non è altro. Maledetta. Lei manovra tutti questi infami, avete capito? Dice, lì ti mando il coniglio Bargiglio, lì. No, ma... Fermalo! No, no, non ho iniziato! Oh! Pazzo! È bello, sì, no, non è bello. Poi parla acuta, non capisco una mazza di quello che dice, è difficilissimo. Brutta zozzona che non sei altro. Verde! Verde! Ok. Ah, succhi. Verde, blu. Verde, blu, verde. Cacchio, è difficile. Verde, blu, verde. Eh? Verde, blu, verde, verde. Sono imbattibile, zia! Verde, blu, verde, verde, blu, verde, blu, verde, verde, blu. Eh? Grazie, grazie. Cos'è? Blu, blu. Blu. Blu, verde. Ma madonna, no, no, qua. Blu, verde, giallo. Che casino. Blu, verde, giallo. È molto difficile. Blu, verde, giallo. Blu, blu, verde, giallo, giallo. Non via. Blu, verde, giallo, giallo, blu. È difficile! No, non ho capito! Non ho capito! No! Blu, green, yellow, yellow, blu, violet. Madonna mia! No, fa! Difficilissimo! Fatto? Vinto? Orange che? Ma... Oh! No, no, raga! Orange, yellow. Yellow. Orange, yellow, blu. Orange, yellow, blu. Li dico in inglese meglio. Orange, yellow, blu, white. Orange, yellow, blu, white. Orange, yellow, blu, white, violet. Ora, orange. Yellow, blu, white, violet. Sì! Orange, yellow, blu, white, violet, orange. Oh mio Dio! Orange, yellow, blu, white, violet, orange. Chris, basta, non ce la faccio più, è difficilissimo! Basta! Finito? Sì! No! No, no, tipo, no, ma cosa devo fare? Ma non è possibile. Non è che devo fare qualcosa. No, raga, perché è impossibile? Cioè, devo fare per forza qualcosa. Jay! Cosa? Blue Jay? No, no. No, c'è qualcosa che... Blue Jay Art. Non c'è... No, no.
Blue Jay Art Smile. Ma che... No, 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 no. Blue Jay Art Smile. Blue Jay Art Smile Pi greco. Blue Jay Art Smile Pi greco. Mi sto sudando. Blue Jay Art Smile Pi greco. Cosa? Cosa è poi? Cos'è poi? Blue Jay Art Smile Pi greco. E poi? Non lo so, no. Non so più cosa devo premere. No, ho sbagliato. Blue Jay Art. Ma porca vacca! Ma ancora. No, non me lo dire che devo rifare tutto da capo, perché non puoi. Puoi morire dopo, sì, posso morire dopo, però non mi far rifare tutto quanto, perché ti giuro è stato dolorosissimo. Mio Dio, non finiva più. Porca vacca, che sudata. Che sudata estrema. Me lo devo rifare. Me lo devo rifare. Ok, ci fermiamo qui per oggi e continuiamo al prossimo video, va bene? Fatemi sapere se vi piace e vaffan bagno al coniglio bianconiglio.